Cari amici, è stata una settimana ricca di eventi. Partiamo dall'appuntamento di mercoledì 22 gennaio. Nell'Aula Magna c'è stata una tavola rotonda della Casa Famiglia, un'occasione importante di confronto che segna il primo anno di vita dal campo di Santa Paola Elisabetta. Ben trovati, questo momento di condivisione sulla realtà della Casa Famiglia che festeggia un anno e mezzo. Questo evento cade proprio nella settimana dei festeggiamenti della nostra fondatrice. Ci colpisce sempre la sua esperienza perché è stata capace di trasformare la sua maternità ferita in una occasione di riscatto e di vita per tanti altri bambini. Prima di partire abbiamo sempre coinvolto tutte le famiglie della scuola. Sono stati dei momenti davvero molto molto belli. I ragazzi vivono della presenza dei bambini e dei ragazzi della Casa Famiglia, e poi anche le famiglie sempre ci fanno percepire la loro vicinanza in tutto quello che noi stiamo facendo. Un giudice può decidere che l'ambiente familiare è pregiudizievole per la crescita sana del bambino, quindi decide temporaneamente di allontanarlo dalla famiglia di origine e di collocarlo in una struttura di accoglienza che può essere appunto la Casa Famiglia. Ovviamente il collocamento non è la fine del progetto, ma l'inizio. La famiglia è presente e l'obiettivo nostro è quello di mantenere viva la famiglia, il legame. È quello di, ok, io ti accolgo, questa cosa non è, però ti tengo presente nella tua vita anche l'altra figura che esiste, che è la tua mamma vive. Ma cosa succede in Casa Famiglia? Beh, potrei girare la domanda a voi, cosa succede nelle vostre famiglie? Ci si sveglia al mattino, c'è il putiferio delle partenze, ci si lava, i bambini, i ragazzi che abbiamo con noi sono bambini e ragazzi sotto questo aspetto normalissimi. Ma di costruire un ragionamento che parte dal punto di vista della scuola e quindi qual è la visione che può avere la scuola di un contributo come quello della Casa Famiglia, di una relazione come quella della Casa Famiglia. Quello che io dico è che se non ci fosse questa Casa Famiglia mancherebbe un pezzo importante in questa scuola, perché le occasioni di inclusione aumentano sicuramente la complessità di un sistema, ma inseriscono dei momenti di perturbazione all'interno di questo sistema che però fanno evolvere l'organizzazione stessa, la quale diventa un'organizzazione che apprende e si riorganizza a un livello più elevato. Ora vi raccontiamo di due incontri che hanno visto come protagonisti i ragazzi delle classi quinte. Giovedì, sindaco e assessori hanno ospitato gli alunni nella sala consiliare, dove lo storico Timoteo Motta ha spiegato loro i dipinti, lo stemma di Orzi Nuovi e l'origine del nome della città. Vediamo com'è andata. Giovedì 23 gennaio siamo andati a visitare il comune di Orzi Nuovi con Luca Bulla e Timoteo Motta, dove ci hanno spiegato la storia di Orzi Nuovi e ci hanno fatto vedere la sala consiliare, dove anche oggi prendono decisioni per Orzi Nuovi. Il nome Orzi Nuovi, Orzi Vecchi deriva da Urcel, veniva chiamato Orzi Vecchi, e dopo hanno fatto Orzi Nuovi perché era più vicino al confine con Cremona. Quindi hanno fatto Urcei Vecchi e Urcei Nuovi. Mi fa molto piacere, è una bella giornata per voi, immagino. Rimanete vicino alle istituzioni, le istituzioni siamo tutti noi. Il bene comune dipende da noi, da come ci comportiamo, da come ci relazioniamo con gli altri, da come accogliamo le persone. E si dibattono tutte le dinamiche che riguardano le questioni sociali, politico-amministrative di questo paese. La descrizione è un attimo solo dell'ambiente, cioè il tavolo dove ci troviamo è il tavolo, diciamo, della giunta esecutiva, diciamo, dove si siedono il sindaco, il vice sindaco, gli assessori e il segretario, e in questa sala poi si svolgono i consigli comunali, che non sono altro che delle assemblee all'interno delle quali c'è un ordine del giorno da discutere e le persone che sono state elette dai cittadini per decidere in loro rappresentanza cosa fare o cosa non fare si siedono nei banchi in cui vi trovate seduti con il consiglio che siede anche su questa scrivania, e qui dopo si va con una regola per la maggioranza, che credo sappiate cosa significa dire la maggioranza. Se noi adesso dovessimo decidere di fare
una votazione all'ordine del giorno per fare una doppia ricreazione nella vostra scuola. Dire la maggioranza, probabilmente chi vota sì a questa cosa basta alzare la mano, e credo che la maggior parte di voi, ecco, questo è un esempio di maggioranza, ok? Se a qualcuno non sta bene ha tutto il diritto di poter dire la propria opinione, e lì si apre un dibattito e si discute. Io vedete una donna con un bambino in braccio, è che sapete che era la donna che avete studiato, ma se io vi chiedo chi è questo signore qui col coltello e il libro in mano, qualcuno potrebbe avere dei dubbi, no? Bisogna che noi andiamo a studiare, imparare a leggere i quadri, tutti questi quadri qui, anche i quadri che trovate in chiesa, negli affreschi, in tante chiese, non vengono fatti solo perché il pittore aveva l'estro di fare il quadro bello, vengono fatti perché vengono chiesti per raccontare una storia, e allora bisogna chiedersi cosa stiamo guardando, no? Allora noi andiamo a leggere, studiamo e capiamo che questo santo di solito con in mano il libro e un coltello è, come diceva San Bartolomeo, che è uno di noi. Mi filo dei guanti, non lo faccio perché voglio essere più elegante, fa ridere il polpo. Ma perché? Perché ho paura di rompere. Più che, non solo rompere, ma anche guarda, perché sto toccando un libro che ha quasi 500 anni. E qui dentro ci sono le stesse regole che avevano dato i Visconti nel 1300 euro. Sono scritte in latino. Venerdì invece i ragazzi del QDV hanno messo in scena per le classi quinte uno spettacolo sulla mitologia e il teatro greco. Francesco si racconta cosa hanno fatto. Il QDV ci ha raccontato un mito greco e l'ha drammatizzato per farcelo piacere un po' di più. Ecco, e ci ha spiegato la differenza tra il teatro di adesso e il teatro dei greci. In classe stiamo rielaborando dei miti e anche delle opere d'arte. Questa, ad esempio, è la mia Medusa. Io sono Laelo ed ora mi presento a raccontare di miti e di eroi. Sono un contento. Qualcuno qui forse dubita del mio talento, ma la realtà è che sono bravo, soltanto un pochettino lento. Oggi vi racconterò delle 12 fatiche del mitico Odisseo. Sì, insomma, un sacco di Zeo, praticamente Paride è stato scelto per dare una mela a una divinità. Lui l'ha fatta Afrodite, giusto? Allora lei in cambio ha fatto innamorare Elena di lui. No! E viceversa. Solo che Elena era già sposata. No! Ed era sposata, sai con chi? Chi? Con Menelao. No! E sai chi era Menelao? Sai chi era? Sai chi era? No, non lo so. No! Io sì. Il re di Sparta. No! Alla scuola dell'infanzia, il gruppo degli scoiattoli, dopo aver ascoltato la storia Provaci ancora Lulù, raccontata dalla fata con gli occhiali, si è cimentato in percorsi motori dimostrando abilità e coraggio. Eccoli! Noi scoiattoli abbiamo ascoltato la storia di Lulù. Chi è che ve l'ha raccontata? La fata con gli occhiali. Lulù ha fatto una prova di coraggio e anche noi una. Ci siamo arrampicati sulle scale. Ci siamo andati sotto il tubo. Abbiamo saltato. E siamo entrati dentro il tubo. Siamo stati molto coraggiosi e ci siamo divertiti tanto.
Anche nella nostra scuola il tema della giornata della memoria ha caratterizzato il 27 gennaio. In ogni classe, in base alle diverse età, gli insegnanti hanno fatto riflettere gli studenti su questa triste vicenda della storia mondiale. Nel pomeriggio le classi terza, quarta e quinta della primaria hanno assistito a uno spettacolo messo in scena dalla compagnia teatrale QDV. Vediamo uno stralcio. Siamo nel 1962. Il mio nome è Hans Schwarz. Ho 45 anni e vivo in America. Tutto iniziò a Stoccarda. Era il febbraio del 1932. Mi vedete proprio lì. Frequentavo il secondo anno del Carl Alexander Gymnasium di Stoccarda. Speriamo che i nostri compatrioti capiscano. In fondo il morbillo passa in fretta. Me l'ha insegnato tu. Nonostante le mie resistenze non posso fare a meno di notare che mia madre, per la sua semplicità, era davvero una bella donna. I ragazzi della secondaria si sono invece recati al Teatro San Domenico di Crema per assistere a uno spettacolo sulla Shoah. Julian ci ha raccontato la giornata. Cari amici e amiche del CC Campus, siamo qui al Teatro San Domenico di Crema per assistere alla visione dello spettacolo L'Albero della Memoria, che parla dell'evento tragico della Shoah. L'Albero della Memoria è uno spettacolo molto coinvolgente, bello e anche un po' emozionante. Ve ne mostriamo alcuni spezzoni. Ho chiuso la porta! Anche io non posso più insegnare! Ma di bambini ebrei ce ne sono tanti! Più di 10, 100, 1000! Ogni volta come degli stupidi corriamo dietro a una manciata di deficienti che se ne inventano sempre una diversa. E quando il colore? E quando è la razza? E quando è la religione? Facciamo finta che da queste cose dipendano le sorti del genere umano. Ma che ci abbiamo un cervello, noi non ci stiamo mai a pensare, vero? Da Alessandro e Lucrezia è tutto. Alla prossima settimana!